letto sul giornale con un titolo: quando si muore di rete. Stronzate, la rete non uccide, gli uomini sì. Se quando mi ha inventato il coltello qualcuno avesse scritto il coltello uccide, sarebbe forse stato un coglione. Uccide, stronzate. Ali, che aveva preso 4 in una verifica dove io avevo preso 8, ha iniziato a dire davanti a tutti che io ero il leccaculo, un cocco della prof, una cince che se la schiaccia puzza. È stato allora che sono cominciate ad arrivare le mail, i messaggi, tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti. E mia madre, chi vi scrive in continuazione? E mio padre, il mio popolare ragazzo. Come facevo a dire loro che questi messaggi erano di miei compagni, ma anche di sconosciuti che mi dicevano cimice, leccaculo? Spegnevo il cellulare quando arrivavo a casa. Come facevo a dire loro che ero tanto bravo e popolare, sì, ma solo per loro? È una figata, una terra virtuale in cui tu entri e parli con ospiti di altri paesi e di altri hotel. Meetup, My Life, Badoo Gaia Online, con avatar completamente personalizzabili, Instagram, Snapchat. E questo soltanto per le piattaforme network, poi ci sono le chat. WhatsApp, Messenger, Odigo, Snapter, Chatter.it, Easy Chat, Mondo Chat, Social Chat, Picabot, Marcia, chat. Sono William, sembro felice. Beh, non lo so, tutto ciò che vedi di me è falso, però io ci sono davvero. Ho fatto cose di cui non vado